Amici di calciomercato.com, com'è andata davvero tra il Milan e Alphonse Areola, portiere francese che era al Paris Saint-Germain, adesso è al Real Madrid, ma è stato davvero vicino al Milan? Perché si è discusso, lo ricorderete, inizio estate, di un possibile scambio con Donnarumma. Il vero problema però è stata la valutazione economica fatta dal Paris Saint-Germain, che valutava attorno ai 30 milioni Areola, quindi voleva versarne soltanto 20 nelle casse del Milan per avere poi Donnarumma in questa operazione. Il problema vero è stata proprio questa valutazione, perché da parte del Milan c'era la apertura a prendere davvero Areola come erede di Gigio, lo stesso agente Mino Raiola, che ha provato a mettere in piedi questo discorso, non si è trovato l'accordo definitivo, ma come detto è stato un problema tra i due club, sul cartellino di Areola e non sul gradimento del Milan, che aveva aperto a questo ragazzo per il dopo Donnarumma, un altro portiere giovane con ottime prospettive, anche se chiaramente Donnarumma dava un'affidabilità diversa anche a livello di gruppo, di conoscenza dell'ambiente. Ecco perché il Milan ha scelto di andare avanti con Gigio, anche e soprattutto perché il suo valore economico è ritenuto molto più alto rispetto a quei 50 milioni. Ora andrà affrontato chiaramente il discorso rinnovo, ma nel frattempo Areola è andato a Real Madrid e per il Milan un discorso che si è decisamente raffreddato anche in prospettiva futura.